No, non ci credo. Anche voi qui? Benvenuti ragazzi e ragazze nel canale più magico di YouTube Italia, dal vostro mago di quartiere, con una buonissima tazza di acqua. Sono qui quest'oggi per voi per provare a risolvere un rompicapo che... Guardate che carte sono queste. Leggete il nome B. Le B. Che cosa vuol dire B? Vediamo chi di voi sa cosa vuol dire B. È in tema con il rompicapo di oggi, eh. Prima vi faccio una magia al volo. Guardate, si seleziona una carta. Donna di cuori, bellissima carta, e si va a lasciare in mezzo al mazzo e si mescola non una, non due, ma tre volte. Dopo aver mescolato tre volte si taglia anche il mazzo, così. E posso dirvi che semplicemente dando una sbirciata al mazzo, sì, se io mi fermo in questo punto qua, guardate, e conto il valore, in questo caso 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Arrivo alla donna di cuori. E voilà. E B, che cosa vuol dire? Vuol dire ape. E il rompicapo di oggi è il rompicapo nido d'ape. E proverò a risolverlo con voi. Swoosh, benvenuti su MBG. No. Non penso proprio. Oggi sono qua, raga, per provare a risolvere con voi questo rompicapo che non vedo perché lo schermino è girato. Eccolo qua. Questo è il rompicapo, come vedete, è un packing puzzle che si chiama il rompicapo del nido d'ape. E leggete la difficoltà. Difficoltà 5 su 6. Incredibile. Ma come fa a essere difficoltà incredibile? Non è un metro di paragone. Rompicapo per esperti. Cosa siamo qua noi? Proviamo a risolverlo. Ah, comunque lo sapete che mi sono fatto Twitch. Andate a seguirmi, vi prego, che sto streamando sempre di più e stiamo veramente bene in live, mi trovo veramente bene, sono molto sereno, la community è fantastica, voi siete fantastici e seguitemi anche sui miei due canali secondari che ho creato, uno per la scuola di magia, dove pubblico alcune lezioni e degli short, e l'altro canale Jack Noble Archives, copiato ovviamente da Dario Moccia, perché ricordatevi che si copia sempre dai migliori, dove ripubblico gli spezzoni più interessanti delle live che faccio su Twitch. Quindi se non riuscite a seguirmi su Twitch in live, potete vedere le repliche, diciamo i repost lì. Detto questo, ci vediamo veramente in live perché mi diverto un casino. I video ovviamente su YouTube non mancheranno, ma le live sono un qualcosa proprio che faccio per me. Detto questo, raga, cosa dite se facciamo partire un cronometro e proviamo a risolvere questo rompicapo, che il primo step per risolverlo è smontarlo. Quindi... Oh cacchio. Beh, non pensavo onestamente così tanti pezzi. Madonna, ragazzi, sono tantissimi pezzi. Sono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tra l'altro questi due sono uguali. Sono uguali identici. 6, 7, 8, 9, 10, 11 pezzi. Ok? 11 pezzi, va bene. Stavo vedendo se c'erano dei pezzi uguali, mi sembrava questi due... No, questo è più largo di questo. Questo è dritto, questo è storto. Vedete che questi due sono uguali, questo e questo. Ve li faccio vedere qua. Questi due sono uguali, mentre questo gli assomiglia, ma in realtà è dritto. Ok? Questo è diverso, questo è diverso, questo è diverso. Ok, va bene. Ci siamo. Mi sembra un bel casino. Mi sembra un bel qua è scollato. Perché? Ah, perché era incollato qua probabilmente. Ok, va bene. Questa è la cornice. Bisogna farlo stare su tre livelli, quindi lo spessore non è di 2, ma è di 3. Ok, quindi lo spessore è di tre blocchetti, diciamo, di tre blocchetti. Voilà. La cornice tiene in piedi tutto quanto. E l'obiettivo è far stare ovviamente il nido. Direi che non è facile. Il primo step in questi rompicapi qua è quello di partire a caso, ovviamente. Quindi io partirò ovviamente a caso. E per ora i pezzi si incastrano. Sono esagoni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sì, anche perché forse l'alveare è proprio ad esagoni. Non voglio dire cavolate, però... Guarda qua. Ok. Io proverò anche ad inclinarlo ogni tanto. Voi ovviamente mettetevi comodi e comode. Vi tengo compagnia io, non preoccupatevi. Anzi, vi dirò di più. Comprate
cogliete l'occasione di questi rompicapi di ogni martedì per rilassarvi proprio, cioè fatelo per voi, è una figata, siamo qua apposta veramente. Però caspita, ma sapete che forse, adesso non voglio dire che l'ho azzeccato al primo colpo, ma mi sembra che ci stia quasi tutto questo. Ci vuole uno che vada su, tipo, eccolo qua. Però lì sotto no, così, com'è? Così è perfetto. Però qua manca uno da due che va su. Questo è duro da trovare. Vediamo. No, ragazzi, no. Questa parte va fuori. Potrei togliere questo, utilizzare questo. In questo caso, questa tipologia di rompicapi è molto metti e togli. Metti e togli, metti e togli. Quindi ora potrei trovare uno da che si inserisce, tipo questo. Tipo questo forse è perfetto, vediamo. Poi, guarda, è perfetto, ho fatto la base, bellissimo. E bisogna mettere e togliere finché, sì, non si scopre. Adesso qua nascono i problemi, ovviamente, no? Tipo, questo non può stare qua, capito? Perché qua c'è il buco. Cioè, se io metto questo qua, qui ora c'è un buco che non può essere minimamente coperto, quindi dovrei trovare uno doppio dall'altro lato. Potrei, no? E vedere cosa succede. Quindi sì, adesso iniziano i casini, oserei dire. Si può provare a togli metti è the only way. Stai dove stai. Bene, vediamo questo mi ispira qua. Rompicapo nido d'ape. I nomi incredibili. Questo potrebbe starci, ma questo rompe. Bisogna togliere e mettere, come vi dicevo. Bisognerebbe partire da un angolo, in realtà. Partendo da un angolo potrebbe essere tutto un po' più semplice. Tipo questo. Qui potrebbe andare di brutto. Questo invece potrebbe per assurdo andare di qua. No. Qui ci vuole uno che sale di un gradino e che non intralcia. A meno che questo ovviamente si può togliere. E questo potrebbe salire di un gradino e non intralciare. Per esempio, mi sembra abbastanza carino. Questo mi serve doppio, guarda che bello così, buono. Anche se mi pare di ricordare che qua era tutto marrone. Cioè, da come era iniziato il rompicapo, alcuni pezzi marroni, aspettate che vi zoomo un pelino. Il centro di questo rompicapo era tutto formato da pezzi marroni, quindi dubito fortemente di star facendo la cosa giusta. Perché non so quante soluzioni ci siano a un rompicapo del genere, ma sicuramente una sola. Cioè, e per soluzioni intendo un unico modo di mettere i pezzi, ecco. Ai, ai, ai. Che poi, tra l'altro, bisognerebbe anche arrivare in cima. Ovviamente bisogna arrivare in cima, quindi uno potrebbe dire parto direttamente dalla cima, no? La cima dovrebbe essere così. No, cioè se fosse un pezzo in cima, così.
dovrebbe finire così, ma mi pareva di ricordare che la cima fosse marrone. Quindi vediamo. Non facile, cioè per ora devo dire la verità, non è facile, perché è una questione di migliaia di tentativi, no migliaia no, però, beh oddio, centinaia di tentativi, ecco. Non c'è molto altro da dire. Quindi proviamo, con calma, non abbiamo fretta, almeno, sono qua per voi, quindi diciamo che... Sono qua per me, perché mi piace, mi diverte. Guarda, 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 guarda. Guarda, guarda. Se entra questo è top. Questo è uscito però. Però non è male. Non è male. Di qua c'è un buco però. Anche qua c'è un buco. Questo non mi convince molto, perché sotto rimane un buco lì. Questo è bello qua. Bello. Sembrava fatto apposta. Qua è un problema però. Seriamente un problema. Questo sarebbe anche quasi giusto qua. Vedi? Entrerebbe giusto, ma sotto si crea una linea di tutti dritti e non può essere, ovviamente. È proprio altamente impossibile. Quindi togliamo, per esempio, se facessimo una roba del genere. Del genere. Il problema è che qui rimane un buco. Beh, questa è una buona tecnica secondo me, ovvero lasciare dei buchi dalle parti opposte da riempire successivamente, tipo così. Secondo me questa cosa non è male. Si potrebbe provare. Cioè, ogni volta che si fa un qualcosa si lascia un buchetto, perché comunque ci saranno sempre e comunque dei pezzi da due, vedi, sempre, che rovineranno il gioco. Quindi lasciare sempre uno spazio non è male. Così ne stavo lasciando un po' troppo, onestamente. Carino, bello. Guarda questo. Cioè, così potrebbe essere la cima, tipo. Proviamo a far star questo in cima, vediamo se lo abbiamo azzeccato. Il problema è che qua è 2. Aspetta, aspetta, aspetta. Aspetta, aggiungi. No, raga. Aspetta un momento. No, mi sa di no. Cacchio! Era buono! Aspetta, se io tolgo questo e al posto di questo metto questo. No, terribile. Terribile. No. Dubito, perché questi qua non possono star qua. Questo qua mi sembra abbastanza buono. O forse dovrei mettere...
anche per provare a salire. Però questo no. No, 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 si è incastrato. Questo così. Guardalo. No, raga, aspetta. Aspetta. Ein Moment. No, se fosse stato al contrario. Beh, oddio, può stare al contrario. No. No, ne... Aspetta, ti tolgo intanto. Stai qui, che mi piacevi. Dobbiamo pensare di andare su. Andare in salita. Raga, secondo me questa è una facciata. Quindi se io ora giro, vediamo come far stare questi qua dentro. Se questa potrebbe essere una base. Qui è una base da due che sale. Oppure, vediamo. Cioè, questo è buonissimo qua. Cioè, questo è perfetto. O qua o qua. Cioè, potrebbe addirittura andare in entrambi i posti. Così non entra. Così entra. Ok, però qua blocca. Quindi non può essere qua. Però potrebbe essere così. Oh! Oh! Attenzione, attenzione, ci siamo. Vediamo. Questo potrebbe entrare qua, no, questo non può entrare qua. Questo può entrare qua però. Questo può entrare qui. Ci siamo, raga. Ci siamo. Ultimi due pezzi. Questo qua e questo qua. Yes! Assolutamente sì. Raga, fatto. In 20 minuti e 16. Facile. Beh, oddio, facile. Due palle. Però figo. Mi è uscito. Bellissimo. Cioè, bellissimo. Insomma, diamoci una regolata. Carino, dai, carino. E una persona qua può stare veramente un botto di tempo, in realtà. Non capisco se è dritto. Secondo voi è dritto, però? Mi sembra di sì. Qua sopra, questi due pezzi. Non è che combacino proprio perfettamente. Vediamo. Boh. Sembra di sì, però, dai. Non lo so. Adesso non so esattamente se ci sono più soluzioni. Dubito fortemente che ci siano più soluzioni. Vedete, però. Oh, oh. Aspettate. Cazzo. Ok. Vedete, però. È marrone scuro, marrone scuro. Il triangolo al centro. Marrone scuro, la punta marrone scuro. Risolto. Sono contento. Questo tra l'altro me l'avete consigliato voi su Instagram. Mi avete detto prendi questo, che lo trovi su Amazon. Quindi vi ringrazio per avermi consigliato un rompicapo. Non lo metterei nella mia top dei rompicapi preferiti, però comunque ci sta a vedere qualcosa di particolare. Quindi se avete qualche altro rompicapo da consigliarmi, fatelo pure qua sotto nei commenti. Spero di avervi tenuto compagnia. Ci vediamo martedì prossimo, ovviamente con un nuovo rompicapo, e ogni giovedì alle 18 con i soliti video del canale. Iscrivetevi se non siete iscritti, seguitemi su Instagram, molto importante, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Beh, anche questo fatto.